oggetto proprio della presentazione di oggi, lezione di oggi, chiamare lezione un po' troppo, sul decennio, sulla regolazione e elementi in campo relativi proprio a building automation. Gli argomenti del corso spazieremo su concetti base, fino a concetti più evoluti, quindi non me ne vogliano chi ha già dimestichezza su questi argomenti, già li conosce, a sentirsi dire delle cose mai più banali. Dall'altra parte, chi invece è nuovo in questo settore, quando andremo a visionare insieme la carta psicometrica, magari si troverà un po' spaesato. Se ci sono dubbi, domande, scrivete in chat, come ha detto Patrizio. Se ci sono degli argomenti da riprendere, scrivete pure in chat, lo rifacciamo. L'obiettivo di oggi è quello di dare una panoramica, sperando di non annoiarvi, spero sinceramente. Tutto qua. Cosa faccio in elettrica? Ve l'ho già detto. Precedentemente ho studiato come ingegnere meccanico a indirizzo energetico. Ho avuto un'esperienza come energy manager in una catena di grande distribuzione. Ho Schneider, ho fatto diversi ruoli, tra cui specialista in risparmio energetico, e poi sono approdato nel mondo della building automation. Quindi non ho sicuramente la profondità di un progettista meccanico nel spiegare gli argomenti. Spero però di dare dei concetti chiave, base, che possono, magari eventualmente, stimolare la vostra curiosità e poi eventualmente approfondire. Allora, l'agenda di oggi, ci sono tre macro argomenti. La prima parte è la classificazione di impianti di HVAC, quindi Heating, Ventilation and Air Conditioning. La seconda parte, quella un po' più impegnativa da concentrarsi, è la carta psicometrica che andiamo a visualizzare. Sembra una parolaccia, ma non è così. E terzo macro argomento sono applicazioni tipiche per impianti meccanici. Quindi partiamo. Allora, l'impiantistica degli edifici. Un edificio può essere, andando semplificando, scusate, essere spiegato come un organismo formato da due insiemi. Una è la parte di struttura, che è tutto ciò che è visibile quando vedo guardo l'edificio, quindi la parte proprio architettonica, la parte di costruzione, e la parte impiantistica, che comprende tutti quegli impianti atti a utilizzare al meglio il nostro edificio. Impianti più o meno complessi, se che si va dall'edificio a uso a casa propria, in cui abbiamo l'impianto del gas metano, l'impianto di elettrico, l'impianto meccanico, ovvero tubazioni per l'acqua calda, acqua fredda, gli scarichi e quant'altro, che è come fosse la parte vitale di questo organismo che è il nostro edificio. Quindi un edificio, come ben sapete, è alquanto complesso, visto il suo insieme di struttura più impianti. A maggior ragione, gli impianti devono essere gestiti e regolati in maniera ottimale. Ovvero, se immaginiamo un palazzo, uso uffici, come ben sappiamo, tutti gli impianti devono essere, per essere gestiti al meglio, quindi dare il massimo comfort e ridurre i minimi consumi, deve esserci un sistema di regolazione che regola il funzionamento in base a n condizioni. Ad esempio, temperatura interna, temperatura esterna, presenza o meno di personale, livello di anidride carbonica nell'ambiente, livello di inquinanti nell'ambiente, e poter effettuare gli opportuni processi di riscaldamento, raffreddamento, di umidificazione, ubicando dell'aria, atti a soddisfare le esigenze degli occupanti. Analogamente, l'impianto di illuminazione, per quanto banale sia, è indispensabile. Ma soprattutto può essere gestito e viene sempre maggiormente richiesto al mercato impianti di illuminazione gestiti in maniera ottimale per poter migliorare la vivibilità dell'edificio stesso. Torniamo ad esempio al nostro palazzo uffici. In ufficio deve avere un'illuminazione secondo la normativa vigente, mi dà certa quantità di lux, mi evita l'abbagliamento, ma soprattutto deve creare un ambiente confortevole. Si parla ad esempio forse l'avete già sentito, del ciclo circadiano, ovvero l'illuminazione che segue
quello che è lo spettro della luce solare durante la giornata, perché cambia dalla mattina a mezzogiorno verso la sera. Quindi sono n esigenze che man mano vengono richieste al mercato, e l'unico modo per poter rispondere a queste esigenze è avere un impianto installato, funzionante, ma anche gestito in maniera ottimale. Ho già anticipato, gli impianti possono suddividersi in impianti meccanici, elettrici e speciali. Meccanici sono gli impianti per la produzione di energia, acqua calda, acqua fredda, un fluido vettore caldo o freddo, la climatizzazione, gli impianti idrosanitari, quali vedete elencati, non andrò a leggervi le slide passo passo. Quello che è sicuro è che ci sono, un edificio è complesso, è una rete complessa di sia per passaggio fisico di questi impianti, in quanto adesso per lo spazio fisico dentro l'edificio per far passare gli impianti, sia complicato dal punto di vista logico, perché tra di loro gli impianti devono essere coordinati durante sia la fase di installazione sia la fase di utilizzo e gestione. Noi andiamo a concentrarci, scusate, come vedete qua, sulla parte di il puntatore, la parte relativa agli impianti meccanici, relativa proprio alla climatizzazione dell'edificio, quelli che sono gli impianti HVAC, quindi riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e filtrazione dell'aria. Giusto un cenno sul metabolismo umano. Come sapete, il corpo umano produce calore per effetto delle reazioni chimiche che trasformano le sostanze nutritive che noi mangiamo in energia per la nostra vita e per il movimento. Queste reazioni chimiche producono calore, ad esempio si fa una corsa, si suda per poter dissipare questo calore in eccesso, e poi ci sono alcuni valori curiosi di quanto è il calore che noi disperdiamo in base all'attività che facciamo. Quando siamo a letto, quindi attività praticamente ridotta al minimo, noi disperdiamo 80 watt. Quando facciamo un'attività molto faticosa, ad esempio salire le scale, sono circa 700 watt. Ovviamente non si salgono le scale per ore di fila, ma scaldiamo quasi come una stufetta. Come viene ceduto questo calore all'esterno? Viene ceduto, secondo queste diverse modalità di trasmissione del calore, parte con il sudore sotto forma di vapore d'acqua. Ad esempio, quando facciamo sport, attività fisica, il meccanismo del sudore serve al nostro corpo per disperdere velocemente il calore, quindi viene emessa, viene fatta dalla pelle, esce il sudore che è in contatto all'aria, questa evapora, evaporando ruba calore al nostro corpo, quindi va a raffreddare il nostro organismo. 35% per il raggiamento, emettiamo calore, e 6% con l'aria che respiriamo, ovviamente buttiamo fuori aria più calda e anche espelliamo dell'umidità, e l'altro 35% per conduzione e convezione. Siamo appunto degli organismi che vanno a influenzare anche l'ambiente in cui viviamo. Se siamo all'interno di un edificio, o quando andavamo tutti a scuola, che eravamo in 20 oppure anche 25 stipati in un'aula, al cambio dell'ora il professore successivo diceva a che odore di stalla, diceva nel nostro caso, nella mia classe, e ci fa spalancare le finestre. Questo è perché tante persone scaldano l'ambiente e l'ambiente diventa anche umido, ovviamente poi, essendo in molti, si diminuisce anche aumenta la concentrazione di CO2 all'interno dell'ambiente, diventa quello che è aria viziata. Ma tutto questo calore e umidità che l'uomo rilascia nell'ambiente deve essere anche questo trattato all'impianto di condizionamento. Come vedremo poi, fare un accenno, sempre più negli impianti, negli edifici, sempre più maggiormente isolati, edifici a energia zero, sono edifici che non hanno bisogno di energia dall'esterno per le fasi di riscaldamento, in quanto sfruttano il calore anche che gli elettrodomestici, le appliance all'interno del mio ambiente, ma anche l'uomo rilascia per bilanciare le perdite termiche dell'edificio verso l'esterno in inverno. Quindi quel poco calore che mettiamo, questi pochi watt,
in un edificio molto ben isolato, non sono pochi, ecco, sono comunque sufficienti a mantenere il bilanciamento. Qual è l'obiettivo degli impianti di climatizzazione o condizionamento? Quindi, ovviamente, ci sono vari, nella Colmo HVAC sono inclusi vari processi, la parte di riscaldamento, la parte di ventilazione e l'air conditioning, che sarebbe il raffreddamento e il trattamento dell'aria. L'obiettivo ovviamente è mantenere temperatura ambiente desiderata, quello è ovvio, ma anche mantenere l'umidità e la qualità dell'aria e gestire la regolazione e diffusione dell'aria in tutti i locali. L'obiettivo è dimostrare il comfort, rispettare i vincoli del processo. Se immaginiamo un impianto di tessitura, uno stabilimento di tessitura, l'umidità deve essere controllata per far sì che la fibra possa essere lavorata all'interno di certi range. Quindi l'impianto di climatizzazione in quel caso ha anche delle funzionalità ben specifiche per il rispetto dei parametri per il processo. E rispettare l'edificio al degrado, ovviamente un ambiente interno molto umido fa sì che si crea la classica muffa che possiamo trovare in qualche nostra abitazione e che tende a degradare gli edifici, a rovinare appunto anche la parte strutturale dell'edificio. Molta attenzione sempre più negli anni si sta dando a quello che è la qualità dell'aria, ovvero l'ambiente interno deve essere sempre più controllato. Dal mercato ci arrivano spesso richieste di, oltre al classico controllo di temperatura, umidità, CO2, vogliono che vengano controllati i VOC, quindi i composti organici volatili, dall'inglese VOC, Volatile Organic Compound, che sono tutti quei composti chimici che possono essere all'interno di un edificio e che sono dannosi, ad esempio la formaldeide o altri valori. Addirittura ci vengono richiesti sensori per misurare all'interno dell'ambiente il PM10 e il PM100, per verificare che questi inquinanti tanto dannosi che vengono monitorati all'esterno non siano presenti anche all'interno dell'abitazione. Quindi sempre più c'è attenzione all'utilizzo di questi impianti di riscaldamento e climatizzazione. Non per ultimo, causa della maledetta pandemia che stiamo vivendo a livello mondiale, gli impianti di climatizzazione hanno ricevuto un ulteriore focus, in quanto è stato dimostrato, ma anche banale come cosa, che un impianto di ventilazione, i ricambi dell'aria con alte portate di rinnovo dell'aria favorisce una diluzione dell'aria interna e quindi diluzione anche dell'eventuale presenza di virus. L'AICA ha pubblicato anche dei paper, delle best practices su come utilizzare al meglio gli impianti di climatizzazione. Detto ciò, non è stata inventata l'acqua calda, si sa che l'impianto di casa o l'ambiente interno deve essere comunque trattato in maniera opportuna per evitare di accumulare inquinanti o polveri o altro. Allora, le parti fondamentali dell'impianto possono essere in maniera molto semplice suddivise in queste quattro. La parte di produzione dove viene generato il calore, questo è un esempio di un impianto di riscaldamento domestico. Una parte di distribuzione, ovvero la rete di distribuzione del calore, in questo caso ad esempio della nostra casa, noi abbiamo un impianto idronico, quindi con acqua, con fluido vettore e di radiatori. Gli impianti di distribuzione sono tubazioni che portano l'acqua calda quindi all'emissione, e sono quelli in questo caso i radiatori, e il sistema di controllo è quello che permette la regolazione dell'impianto, che in una casa tradizionale è semplicemente un termostato, il quale viene impostato a temperatura ambiente da raggiungere, e in qualche caso anche una temperatura, se non di temperatura esterna, per regolare tramite una curva climatica la temperatura di mandata dell'acqua. Questi quattro porzioni di impianto poi saranno presenti in tutti i tipi di impianto, sempre con complessità maggiori a seconda del tipologia di impianto o grandezza dell'impianto. Poi gli impianti possono essere classificati anche in base al tipo di controllo o al fluido, quindi al mezzo di trasporto del calore.
come tipo di controllo, possiamo avere un controllo centralizzato, decentralizzato, misto. Centralizzato, ad esempio, un termostato che mi comanda il riscaldamento di tutta la mia casa. Decentralizzato, quando ho un termostato magari per più zone, ovvero non un termostato per la zona giorno, ma per la zona notte, o meglio ancora un termostato per ogni stanza. O misto, ho il doppio tipo di controllo. Il mezzo di trasporto del calore può essere acqua, classico caso dei radiatori di casa, aria, immaginiamo gli impianti di un supermercato dove vedete i canaloni a soffitto che portano i canali che portano l'aria trattata, o misto, sia aria che acqua. Adesso vediamo alcuni esempi. Centralizzato, abbiamo già detto, tutti gli impianti sono gestiti da un unico controllo e anche la produzione è centralizzata, in questo caso. Decentralizzato, ogni locale è gestito individualmente, quindi posso avere il mio classico fan coil col termostato a bordo o il termostato a parete, mi permette di regolare il mio ambiente in maniera indipendente dagli altri. O misto, classico esempio di un ufficio in cui ho sia la parte di fan coil sia il ricambio dell'aria garantito una piccola unità di trattamento aria, che poi andremo a vedere. Quindi ho un impianto, come si dice, misto, sia centralizzato, localmente posso accedere il mio fan coil, ma parte dell'ambiente dell'aria è trattata in maniera centralizzata, in maniera da questa unità di trattamento aria. Il mezzo di trasporto del calore può essere un impianto idronico, come anticipato prima, quindi il fluido vettore acqua. Nel caso di riscaldamento di casa, la caldaia che manda acqua calda ai radiatori, oppure in caso di raffrescamento può essere un chiller, un gruppo frigorifero che raffredda acqua, solitamente acqua più glicole per evitare che ghiacci, e viene mandata questo freddo vettore al mio impianto, quindi ai miei fan coil. Impianto ad aria, e invece l'impianto possiamo vedere all'interno di un supermercato. Quando vediamo, dicevo, anticipavo prima, questi grossi canali mandata dell'aria sul soffitto del supermercato, che manda l'aria trattata, non è trattamento aria, più c'è un canale di ripresa e per togliere l'aria, per effettuare il cambio dell'aria, scusate. Quando viene utilizzato un sistema o l'altro, sistemi come questo ad aria, ho chiamato anche a tutt'aria, vengono utilizzati quando ho un volume da condizionare molto grande, ad esempio supermercato, e con condizioni termoigrometriche, quindi temperatura e umidità uniformi, in cui ho un unico grosso ambiente in cui devo andare e mantenere la stessa temperatura. Non ho magari i locali, dove invece avessi i locali che sono un palazzo uffici esposto in una zona nord, una zona a sud, ho sicuramente le condizioni molto diverse, dei carichi molto diversi. Misto è un impianto che può esserci sia come fluido vettore acqua, sia aria. Uno schema di funzionamento di massima, ripeto, questo è uno schematico, non me ne vogliano chi già ha messo il naso in questa tipologia di impianti, non ci sono disegnate valvole, è proprio uno schema. Quindi abbiamo la produzione, quindi centrale termica per la parte di caldo, centrale fredda, avrò una centrale di pompaggio e spillamenti, centrale di pompaggio, quella mi permette di mandare il mio fluido vettore a tutti gli utilizzatori. Ho la parte di emissione, che poi è composta, può essere composta in questo caso, sia da radiatori, per esempio il radiatore classico che può esserci nel bagno, sia da unità di trattamento aria, che effettua il trattamento dell'aria, ad esempio questo esempio delle sale riunioni, oppure altro utilizzatore è l'unità di trattamento aria che fa soltanto l'aria primaria, quindi in caso un impianto misto, più la linea che fa il fan coil o il convettore. Quindi ho un impianto, in questo caso misto, e la parte di emissione in questo esempio è composta da varie tipologie. Qua vedete anche la centrale frigorifera può avere
un circuito di recupero dei gruppi frigoriferi. Questo circuito permette di recuperare il calore che il frigorifero va a estrarre durante il suo ciclo di funzionamento. Il calore che andrebbe a condensare, quindi a buttare verso l'esterno, può essere recuperato, questo calore, e può essere utilizzato, ad esempio in questo caso, per il post riscaldamento, poi vediamo cos'è, per la fase estiva, oppure può essere recuperato per fare acqua calda sanitaria. Questo è abbastanza tipico nei grossi impianti avere questo circuito di recupero. Sarà energia gratuita, altrimenti verrebbe buttata verso l'esterno. Produzione, distribuzione e emissione. Ok. Dopo questa panoramica di massima, adesso andiamo a vedere quello che è la carta psicrometrica. Questa carta è fondamentale in quanto riporta tutte le grandezze tipiche, le grandezze utili per tutti i processi relativi agli impianti di climatizzazione. Allora, grandezze termodinamiche, poi le vediamo passo passo. Quelle sono le grandezze termodinamiche che sono riportate sulla carta psicometrica e che sono di nostro interesse. Qua le vedete elencate, ma preferisco farle vedere dopo, passo passo, mentre le incontriamo. Okay. Alcune sono semplici, temperatura, altre vapore, altre sembrano complesse, ma non preoccupatevi. E questi, a destra, vedete quali sono i processi tipici che avvengono durante i processi di climatizzazione, quindi il riscaldamento, la miscelazione, quando vado a miscelare un'aria, ad esempio l'aria a condizioni esterne con l'aria interna dell'ambiente, raffreddamento, umidificazione o deumidificazione. Tutti questi processi avvengono in contemporanea o anche in maniera separata con un impianto di climatizzazione. E tutti, per spiegare questi processi, si possono spiegare utilizzando queste grandezze termodinamiche, utilizzando la carta psicometrica. L'umidità, giusto un cenno, l'umidità relativa ottimale, l'umidità relativa è la, successivamente, praticamente viene misurata in una percentuale, è quella che viene misurata solitamente all'interno di un edificio. Perché è importante misurare l'umidità? In quanto sono stati scientificamente verificati qual è la percentuale di umidità ottimale all'interno degli ambienti per evitare, come vedete in questo caso, formazioni di batteri, virus, funghi, quant'altro. Ovviamente l'ideale è tra il 40 e il 60%. Aria troppo secca non fa bene, infatti quando sui radiatori di casa si usava mettere i recipienti con dentro l'acqua per andare a umidificare l'aria, in quanto aria troppo secca, umidità relativa bassa, può creare infezioni respiratorie. D'altro canto, aria troppo umida crea altri problemi, ad esempio in questo caso virus, funghi, parassiti che possono svilupparsi. Quindi è importante mantenere un valore di umidità nel range ottimale, di 40 e 60. Bene, veniamo alla carta psicometrica. Non spaventatevi, sembra molto complessa, ma non lo è, nel senso, partendo dalle ascisse, questo, l'asse X, su questa viene rappresentata la temperatura chiamata di bulbo secco dell'aria. Ecco, questo diagramma, chiamato il psicometrico, o chiamato anche diagramma dell'aria umida, valido per la pressione atmosferica, poi ci sono delle tabelle di correlazione, riporta, come dicevo prima, tutte le grandezze fisiche che sono utili e entrano in gioco durante il trattamento, i vari processi, di trattamento degli impianti di climatizzazione. Vedete sulla scissa la temperatura a bulbo secco, espressa in gradi centigradi. Questa temperatura a bulbo secco è la temperatura che misuro con un classico termometro a bulbo, quel termometro a mercurio, o finto mercurio che si usa adesso, che misura la temperatura dell'ambiente. Sulle ordinate, qua, l'asse Y, chiamiamolo, la semplicità, è l'umidità assoluta, quindi quanti grammi di vapore contengo in un chilo di aria secca.
Allora vediamo cosa serve. Ovviamente parte da zero fino a un massimo. Ho delle curve di umidità relativa, queste curve, 10, 20, 30, 40, 50, 60, e l'umidità relativa è l'umidità, quindi la quantità di acqua che è contenuta all'interno, la percentuale, scusate, di grammi di acqua contenuta all'interno di una massa d'aria, relativamente a che cosa? Relativamente alla sua temperatura. Aumentando, dicevo una cosa, vedete questa curva di umidità relativa, quando si vede bene il 20%, l'umidità relativa, all'aumentare la temperatura, aumenta anche di cosa? L'umidità assoluta, vedete sulle ascisse, sulle ordinate, scusate. Quindi aumentare la temperatura alla stessa percentuale di umidità relativa avrò una quantità di acqua, quindi un'umidità assoluta maggiore. Questo perché per come è costituita la miscela dell'aria, all'aumentare della temperatura può aumentare la quantità di acqua che può essere disciolta al suo interno. Immaginate un caffè freddo è più difficile andare a sciogliere lo zucchero, il caffè caldo invece non si scioglie più zucchero, quindi può contenere, nel caso del caffè, più zucchero disciolto, nel caso dell'aria, l'aria calda può contenere più acqua, quindi più grammi di acqua. E questo per cui a 20% di umidità relativa, io vuol dire che sono al 20% della massima quantità di acqua che può essere contenuta all'interno della mia aria, aumentare la temperatura, aumenta anche questa quantità di acqua. Poi, altri valori che ci interessano, qua vediamo l'entalpia, quindi che è l'energia, passate la semplificazione, cioè kilojoule ogni chilo di aria, quanta energia è all'interno della mia miscela di aria più acqua. Ovviamente aumenta andando a aumentare sia la temperatura che la quantità di vapore disciolto. La temperatura di saturazione la vediamo successivamente, è quella che vi portate su questa curva, corrisponde alla curva con umidità relativa al 100%. Corrisponde quindi la temperatura di saturazione, ovvero quando viene saturata la mia miscela di aria, ovvero non può più accettare altra aria. Temperatura bulbo umido, la vediamo anche quella dopo. Adesso non ho. Perfetto, sembra complicata, ma sto cercando di semplificarla adesso in poco tempo, soltanto questo oggetto di studio. Sono libri e libri che spiegano passo passo di diagramma psicometrico. Se qualcuno fosse interessato, trovate anche su internet delle guida alla lettura della carta psicometrica fatte molto bene e che spiegano i vari processi proprio sulla carta. Ne vediamo alcuni dopo, ma li spiego in maniera molto approfondita e trovate semplicemente su una ricerca internet. Ok. Questo abbiamo già anticipato. Sul diagramma abbiamo possibilità di individuare tutte le grandezze termogeometriche dell'aria, le abbiamo già viste alcune di queste. Come ho già anticipato, cosa serve il diagramma psicometrico? La climatizzazione dell'aria prevede tutta una serie di trattamenti per arrivare a condizioni ottimali di temperatura e umidità. Ovviamente in fase invernale e in fase estiva queste condizioni, questi trattamenti sono diversi, ma questi trattamenti dipendono molto anche dagli, ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, dagli apporti interni, ovvero quanto calore e quanto umidità viene prodotta all'interno del mio ambiente per le persone che sono presenti. Immaginate una sala, un cinema in cui è pieno con centinaia di persone, oppure per il processo, se parliamo di un processo produttivo che c'è, viene effettuato all'interno, una zona in cui c'è una lavanderia che produce molto vapore, oppure anche in base al e anche agli apporti esterni, vuol dire se ho una superficie vetrata andrò dalla superficie vetrata ad accumulare caldo quando
quindi tramite il sole, quindi questo va a influire anche all'apporto di calore all'interno. Allo stesso modo avrò delle dispersioni differenti. In più avrò quello che è il ricambio d'aria. Per normativa di